E veniamo alla sestina. Anche questa è una forma metrica che deriva dalla poesia provenzale. Per la sua ricercatezza è propria dello stile alto. La usarono naturalmente Dante, ne abbiamo degli esempi nelle rime, le cosiddette rime petrose, e Petrarca che la include nel canzoniere. Si tratta di una forma metrica, come ho detto, assai ricercata. È fatta da strofe di sei endecasillabi. I sei endecasillabi presentano sei parole rima che devono tornare in tutte le strofe successive in un altro ordine. La regola però è che l'ultima parola rima sia anche la prima della strofa successiva. Come la canzone, anche la sestina ha un congedo di tre versi, in cui ricompaiono tre delle parole rima. Le altre tre devono comparire all'interno dei tre versi stessi. Quindi, insomma, una certa ricercatezza, un certo virtuosismo anche nel costruire questo tipo di strofa. Nel Novecento l'interesse per la sestina esiste, non è così importante come l'attenzione verso la canzone o verso il sonetto, ma possiamo ricordare una sestina famosa di Giuseppe Ungaretti, il recitativo di Palinuro, e una bella sestina di Franco Fortini, Sestina a Firenze. Qui abbiamo messo a confronto le prime due strofe della sestina di Dante al poco giorno e le prime due strofe della sestina di Franco Fortini, Sestina a Firenze. Le sei parole rima di Dante: ombra, colli, erba, verde, pietra, donna, sono quasi citate da Fortini: fiore, terra, argento, sale, erba, pietre. Nella seconda strofa l'ordine delle rime di Fortini è identico a quello di Dante. Notate che l'ultima parola rima, donna in Dante, pietre in Fortini, è la prima della strofa successiva, secondo la regola dettata da Arnaud Daniel, il provenzale, ripresa da Dante nelle sue rime per la pietra. Qui la citazione della tradizione non è contestazione, non è svuotamento, non è erosione, è omaggio alla sua bellezza. Anche la ballata ha origini provenzali. Furono i poeti toscani ad introdurla nel nostro volgare. È una forma propria dello stile alto, ma anche dello stile medio o addirittura basso. La ballata usa infatti metri vari. Sì, gli endecasillabi e i settenari, ma anche gli ottonari, novenari e altri versi. È caratterizzata però dalla presenza di una ripresa o ritornello, che può anche comparire una sola volta senza essere ripetuto. Il ritornello può avere varie misure, può avere un verso solo o due, tre, quattro o anche più versi. La ballata non ha tuttavia una struttura fissa, l'unica regola è che l'ultima rima del ritornello si ripeta nell'ultimo verso di ogni strofa. Gli stilnovisti predilessero la ballata di endecasillabi e settenari naturalmente e composero la strofa come quella della canzone, suddividendola cioè in fronte e sirima. Il successo nei secoli della ballata dipende naturalmente dalla sua presenza nel canzoniere petrarchesco. Nell'Ottocento, secolo di veloci innovazioni, si diffuse la ballata romantica, che però è completamente diversa dalla ballata della tradizione italiana. Deriva infatti dalla ballata inglese, scozzese e tedesca, introdotta in italiano dal Berchet, che la chiamava anche romanza proprio per distinguerla dalla ballata medievale. Questa volta come esempio abbiamo scelto una ballata medievale. È Guido Cavalcanti, Perché io non spero di tornar giammai.
Come vedete, abbiamo riportato soltanto il ritornello o ripresa e la prima strofa. Vedete, la ripresa è una ripresa piuttosto lunga, sono sei versi, quindi questa è una ballata stravagante. Vi faccio notare che la rima dell'ultima parola ti farà molto onore, si ripete nell'ultima parola della prima strofa, ve la vedete, dolore, e si ripete così per ogni strofa del componimento. Quindi questa è una ballata. La strofa, vedete, si divide in fronte e sirima, riconoscibili per lo schema delle rime. Primo piede, rima alternata AB, verso di chiave B, e poi i versi settenari, per cui CC, DD, e l'ultima rima che noi abbiamo contrassegnato con una X, che riprende l'ultima rima del ritornello. Vi presentiamo qui la ripresa, le prime due strofe e la replica finale della ballata di Giovanni Giudici. Questa ballata consta di sette strofe, più la ripresa iniziale e la replica finale. È la replica finale che ce la fa riconoscere come ballata. Manca infatti la rima ripetuta in fine strofa, ma la replica che chiude il componimento ripropone la stessa struttura sintattica e le stesse rime della ripresa. La mancanza della rima ripetuta è poi attenuata dall'anafora che si ripete ritmicamente uguale per tutte le strofe, mia lingua, eccetera. E dallo schema delle rime che si ripete anch'esso identico in ogni strofa. E così siamo giunti alla conclusione. Non perché sia finito quello che potremmo dire, potremmo aggiungere moltissimo. Abbiamo trattato soltanto i metri della poesia lirica, non abbiamo parlato della poesia narrativa, che pure costituisce un importante capitolo della produzione poetica italiana, la Divina Commedia, l'Orlando Furioso. Non solo, ma anche nel Novecento abbiamo un interessante sviluppo di questi metri. Non abbiamo trattato i metri popolari, che pure hanno avuto un grande successo. Diciamo che sarebbe stato un discorso veramente molto troppo lungo e noi abbiamo voluto concentrarci sulla poesia lirica. Voi sapete che nella nostra pagina web, italianacontemporanea.org, come si legge la poesia italiana, analizziamo molti testi poetici che presentano appartengono, diciamo così, ai generi più diversi. Abbiamo detto canzoni, canzonette, ballate, versi barbari, versi sciolti, e chi più ne ha più ne metta. Vi rinviamo a quella pagina per trovare qualche indicazione su ciò che qui, per una ragione di brevità, non è stato trattato. Speriamo di esservi stati utili e di non essere stati troppo noiosi. Un saluto e alla prossima.